Ciao a tutti. Dunque, ci sono cose che io ancora non mi spiego, fenomeni strani. Che questo cellulare registra un po' come vuole, quindi spero di non dover girare l'immagine. Comunque, dunque, oggi devo dire di essere un po' pensierosa, perché aspetto di capire cosa fare nel futuro. Comunque, volevo parlarvi di cose interessanti che faccio. Ebbene sì, io faccio il corso C1, cioè non vuol dire che io sia né B1 né B2. Nell'università popolare vi do questa informazione: raramente uno deve fare un esame. Se vuole lo fa, se non vuole non lo fa. Quindi volendo, anche se uno non è preparato, può arrivare a seguire corsi C2. Cosa che capisco criticabile. Però è criticabile il sistema, non io. Io vado lì e prendo lezioni. È chiaro che vado lì perché costa poco, cioè non è che sono scemo. Comunque sia, visto e considerato che la gente mi dice hai imparato tedesco al CEPO, fai schifo, eccetera. Tutti, eh? E casualmente sono tutti italiani quelli che me lo dicono perché pensano di sapere il tedesco meglio dei madrelingua, quindi vabbè, sarà, ma io oggi ho parlato con due, almeno con due madrelingua. Uno, ho preso lezioni private da un ragazzo che è austriaco e ci siamo parlati per un'ora. Quando non ci siamo capiti è perché Skype funziona male, lui è in Corea del Sud, quindi ogni tanto Skype funziona male, ma anche lui non sente quello che dico io. È una persona che viene da Cogne. Inizialmente ci siamo capiti. Quindi volevo dire che io studio su un libro che si chiama Mittelpunkt 9 C12. Non ho alcuna intenzione di fare un video dove pronuncio CH come una deficiente. Te lo dico già, toglitelo dalla testa, chiedilo a un'altra, vai a rompere le balle a un'altra. Per il semplice fatto che io ho fatto dei video dove parlo in tedesco e se la gente mi capisce, questo a me basta. Io non devo fare l'attrice, non devo fare l'interprete, non è neanche il mio obiettivo. E tutto questo, adesso direte, ecco, non dimostra il rispetto nei confronti della nazione tedesca. No, io stimo la nazione tedesca, critico le cose che non mi piacciono e personalmente dico che ci sono alcune cose positive, anche se voi non lo sentite mai quando dico cose positive. Per esempio, ho un bravissimo commercialista, ho un bravissimo dentista. Le strade, su cui passo sono abbastanza ben tenute per quanto riguarda la pista ciclabile e io sono contenta dei miei professori all'Università Popolare. Questi sono tutti aspetti positivi. Però se io dico c'è una strada con le buche anche in Germania, 500 milioni di insulti. Oppure ho difficoltà a trovare del lavoro in Germania, deve essere per forza tutta solo colpa mia. Non è che posso aver avuto sfortuna. Se io la stessa storia l'avessi avuta in Italia, le stesse persone che mi dicono sei un idiota, non vuoi lavorare, non hai voglia di fare un cazzo, mi direbbero, oh poverina, mi dispiace probabilmente. Quindi, cioè, la coerenza che avete è incredibile, cioè, mi viene da ridere. Comunque, io faccio sempre questi corsi qui, più o meno sui stessi libri. Pian pianino imparo sempre di più. Allora, c'è stato anche chi mi ha detto, tu arriverai a livello C1 fra 10 anni. Ebbene, cioè, anche fosse, cioè, cosa ti cambia nella vita? Sono cavoli miei innanzitutto, poi se non mi arrabbio io, che te che ti frega. Quindi sì, no, ci sono persone, no, che non raggiungeranno mai, per esempio, il livello C2 di russo. E se ne sono fatta una ragione, non è che si devono sparare, tesoro. Ma comunque, vabbè, io ovviamente faccio questi video perché me la rido troppo alle loro spalle, è troppo divertente. Comunque, questa è un'informazione. C'è poi chi ama altri libri, e ve ne faccio vedere un altro che l'ho usato per un altro corso, che si chiama Prima, eccolo qui. Spero che si possa vedere, Prima C1. Che è molto più piccolino e l'abbiamo usato per poco tempo e l'abbiamo pagato anche un sacco di soldi perché quelli della Cornell sono molto esigenti con i soldi, ti chiedono tipo 25 euro ogni libro. Invece
cioè quelli della Mistel Punt, di solito, dunque, costa più o meno 19 euro, quasi tutti i libri. Detto questo, vi volevo far vedere ancora un libro che ho usato parecchio. Infatti, il poverino è tutto distrutto, ma perché sono andata a scuola e ha piovuto dentro alla cartella. Questo qui si chiama Erkundungen. Benissimo. Ha 8 capitoli, mi sembra. Ne abbiamo fatti tipo i primi 4 in un corso e gli altri 3 nell'altro corso. L'ultimo capitolo non l'abbiamo fatto molto bene, ma è interessante perché parla un po' anche di, diciamo, cultura, della storia, quindi sono anche cose nuove, interessanti da capire, interessanti anche da sapere che magari non ci ricordiamo dai libri di storia, almeno io non mi ricordo, i miei iter se lo ricorderanno perfettamente. E se non se lo ricordano, comunque loro lo sanno da per diritto di nascita, ecco. Che cazzo, soldato palla di lardo, cioè cazziatoni di quel tipo, cioè che, cioè io non lo so, a me mi viene solo da ridere, ma non avete niente di meglio da fare che andare a insultare me online, che tra l'altro ve lo dico chiaramente che vi sfrutto perché mi alzate le visualizzazioni, ma io non vi capisco. Comunque vabbè, scemi voi, contenti tutti. Benissimo, un bacione a tutti e statemi bene. Se c'è qualche hater all'ascolto che vuole sfogarsi in modo da farmi alzare le visualizzazioni, io ci litigo molto volentieri, tanto non me la prendo. Un bacione a tutti e arrivederci.